Quello che prevale è la voglia di tornare in aula, di seguire le lezioni e di rivedere i compagni dopo mesi di didattica a distanza. Siamo al Polo Universitario di Novoli, dove abbiamo raccolto le voci degli studenti e delle studentesse che ci hanno raccontato il loro primo giorno di università tra accessi contingentati, tornelli, codici QR da mostrare all'ingresso, mascherine. Lì è proprio l'inizio, il primo anno, quindi un po' particolare perché comunque tutti con la mascherina, però è bello essere tornati, è molto meglio che farlo col computer. Faccio il secondo anno di giurisprudenza e oggi è il mio primo giorno. Come è andato questo primo giorno? Sei già entrata, hai già seguito delle lezioni? Ho già seguito la prima lezione. Sinceramente sono stata abbastanza colpita in positivo perché cioè organizzato bene. All'entrata noi abbiamo un codice QR che ci hanno fatto scaricare, abbiamo delle turnazioni. Oggi era la settimana del primo turno, noi abbiamo questo codice, ci sono dei tornelli, dobbiamo far passare il codice e a quel punto penso ci prendano anche la temperatura, credo. E poi ci fanno entrare, ci sono i percorsi e abbiamo le nostre classi. Siamo tutti divisi, abbiamo due sedie di distanza e quindi cioè, manca anche il rapporto anche con il resto dei compagni, quindi in realtà sembra di stare quasi da soli, però sempre meglio di niente, meglio di stare che in camera a casa. Noi che abbiamo deciso per la didattica in presenza potremo andarci ogni 3 settimane, perché noi facciamo questa settimana, poi ci sono altre 2 settimane in cui vanno le altre turnazioni. Mi chiamo Margherita, faccio il secondo anno di giurisprudenza. Per il nostro distretto, il nostro dipartimento, non c'erano code, invece al dipartimento accanto abbiamo visto che c'era un minimo di fila. Nel nostro corso credo che... quanto saremo? Più 200. Siamo stati divisi però in 3 gruppi per la didattica appunto in presenza e questi gruppi sono formati da circa 30 persone. Quindi la metà comunque è rimasta a casa a fare la didattica a distanza. La vita universitaria, anche studiare qui, è diverso. A casa mancava anche un po' la voglia di mettersi sui libri, di vedere le lezioni. In realtà la mia università non abbiamo ancora ripreso con la didattica in presenza. Per ora è stata solo online perché la ripresa è stata insomma, in vari giorni. La mia riprende settimana prossima. Tornare all'università, insomma, non ci dispiaceva affatto. Qualche perplessità, cioè insomma capiamo il momento, però qualche perplessità sulle tantissime regole che ci sono da seguire. Il fatto di non poter uscire dall'aula, se uno segue c'è da seguire o tutta la mattinata o segue metà mattinata e poi va via. Quindi il fatto di non poter cambiare aule, quindi non poter nemmeno scegliere i corsi da seguire, perché te la mattina puoi seguire solo... in presenza dico, puoi seguire solo i corsi che c'hai in quell'aula lì, se no segui online. Quindi questa è una delle perplessità. L'altra comunque non poter usare alcuni dei servizi dell'università, non so, sembra banale, però non poter usare le macchinette, stare dalle 8 di mattina fino all'1, vuol dire o ci andiamo tutti al bar a fare la fila e lì insomma saremo in tanti, o arrangiarsi prima di arrivare. Vabbè seguire i corsi, però la cosa principale è che l'università sia un luogo di aggregazione e quindi se in teoria non è permesso nessuna aggregazione è una cosa un po' difficile.